Iniziamo un appuntamento su Firenze Basket Blog con un focus riguardante le due squadre di Serie B del girone A. Ciao Fabio, prima di tutto. Ciao Nico. Allora, iniziamo parlando della Fiorentina Basket, dell'Old Foods, che domenica, sabato, ha vinto una partita molto importante in casa contro Omegna. Vittoria che Fabio va anche un po' a bonificare la sconfitta di Cecina, dà un bello sprint per Sì, i playoff. la Fiorentina ha una stagione davvero un po' altalenante, no? Quindi grossi alti e grossi bassi, e Cecina e Omegna sono proprio lo specchio di questa stagione della Fiorentina, capace di perdere a Cecina anche di un parziale piuttosto pesante e poi anche invece vincere una partita importante con Omegna. Protagonista Sirakov, che è stato l'ultimo arrivato in casa Viola, con un po' la caratteristica del giocatore, del nuovo giocatore dell'ex Bottegone, c'è cioè una grande fiammata Terzo nel terzo quarto. quarto, ma è importante perché Nicolai su lui punta molto, perché ci ha sempre detto che serviva un secondo violino in attacco, no? Che Sì. quando Poltroneri non fa canestro è particolarmente marcato, allora riesce a scaricare un po' di pressione e trovare un altro giocatore molto produttivo in Sì, lo attacco. so, e anche però i nuovi arrivi tipo Lucarelli e Marengo hanno fatto la loro parte, insomma, significando che il mercato è stato fatto nei mesi invernali è stato produttivo. Situazione del girone B a 6 giornate dalla fine molto complicata ancora, cioè non, oltre ad essere complicata, poco decifrabile al momento, perché ci Gruppone sono. Esatto, ci centrale. sono 7 squadre da quota 28 a quota 24, fra diciamo, il terzo e il nono posto, una non farà al momento i playoff, però tutto è molto, molto fluido ancora, no? Bisogna ancora trovare le giuste gerarchie e credo che la Fiorentina possa fare un piccolo salto di qualità quando riuscirà anche a avere un po' più di continuità, in trasferta, perché nel 2017 per ora sono stati più bassi che gli alti. Eh sì, esatto, perché ricordiamo le 8 vittorie consecutive che riportarono un altro la Fiorentina fino al terzo posto. Poi questa debacle di centro calendario, e adesso però c'è lo sprint finale che può valere una posizione playoff più in alto possibile, chiaramente meglio è. È a disposizione ancora il terzo posto, perché c'è 2 punti di distanza soltanto Sì, perché fra Omegna e Moncalieri ormai sono Esatto, è andati, un insomma. duello quello lì per il Diciamo, primo e sì. il secondo Piedemontesi hanno posto. fatto la differenza. Però paradossalmente, anche vista anche la situazione degli scontri diretti della Fiorentina, bisogna stare un po' anche attenti a evitare quel nono posto. E in questo senso la partita di sabato a Varese è una partita delicata che, nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a portarla a casa, sarebbe secondo me un'ipoteca per i playoff. Che restano poi, ricordiamo, l'obiettivo stagionale, insomma, della Fiorentina, questo è chiaro. E vincere con Varese vuol dire staccare proprio Varese, mettersela dietro anche dal punto di vista della differenza canestri, perché comunque Vinto con due vittorie, quindi insomma vittoria amplissima all'andata, quindi sarebbe un 2-0 molto pesante. assolutamente sì, Sabato giocherà però una partita molto importante, l'altra faccia di Firenze. esatto, l'altra faccia di Firenze, ovvero l'Enic Firenze, che è tutto in un'altra situazione di classifica. Infatti occupa l'ultimo posto insieme a Oleggio e a Domodossola, però con ampissime possibilità non solo di fare play-out, ma di farli anche magari in una posizione positiva, anche se la sconfitta con la Sangiorgese di domenica scorsa ha un po' complicato questi piani. Però paradossalmente, pensando anche alla situazione iniziale della stagione dell'Enic, essere lì e lottarsela dopo 10 sconfitte iniziali Poi è il comunque trend positivo. è assolutamente positivo, insomma, l'inerzia del campionato in questo momento dell'Enic è assolutamente positiva, insomma, Salvetti con l'ingresso di Rugolo, ampiamente detto, e ora con Di Giacomo, insomma, ha trovato un equilibrio assolutamente interessante per la categoria. Ci sarà di fronte una settimana carica di impegni significativa per entrambe le squadre e per il Pino, in questo caso esattamente come per la Fiorentina. Sarà peraltro una settimana molto importante per quanto riguarda sia la Fiorentina sia il Pino,
perché se c'erano tre partite con il turno infrasettimanale che inaugurerà il mese di aprile, la Fiorentina sarà, come detto, sabato a Varese, poi avrà Valsesia in casa e poi andrà a Oleggio. Per quanto riguarda invece il Pino, due partite su tre in casa, match delicatissimo contro Montecatini, sabato Montecatini in totale lotta per i Sì. playoff, e poi invece giocherà a Piombino nel turno infrasettimanale e poi sarà ancora contro Samignato. Tre sfide contro tre squadre che ambiscono a quella zona, quindi calendario Non certo sicuramente agevole. non certo agevole e soprattutto non facile proprio perché giocano tutte, con squadre che tutte hanno ancora obiettivi, anche se il trend delle ultime settimane parla chiaro, il fattore campo pesa tantissimo Sì. in tutte le sfide, quindi molto spesso vincono le squadre di casa e vediamo perché il Pino in casa ha trovato No, sì. Di una buona continuità di risultati. risultati. Appuntamenti, ricordiamolo, quindi doppio sabato di impegni sia per la Fiorentina che per il Pino. Noi ormai abbiamo iniziato questa parentesi Video. anche video su Firenze Basket Blog, quindi tutte le settimane aggiorneremo il fronte della Serie B, poi cercando anche di ampliarlo con qualche altro dettaglio interessante che magari ci fornerà il quotidiano che riguarda Under sempre il 20. basket, che si riguarda sempre il basket Un fiorentino. esempio all'Under 20, il risultato dell'Under 20 eccellenza del Pino Dragons che ha conquistato l'Interzona battendo in una specie di spareggio la Menzana Siena. Esatto, è un risultato molto importante, il quinto anno di fila che il Pino partecipa comunque a un'interzona per accedere alle finali nazionale, ma poi ci saranno anche tanti spunti, fra cui l'avvicinarsi di un evento abbastanza importante che è quello Del Piazzale del Michelangelo. Piazzale Michelangelo e dello Stargame. Quindi, insomma, rimaniamo qua perché le sorprese non finiscono. Ciao, un saluto a tutti.